Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mario vs Donkey Kong. Oggi daremo un'occhiata alla demo dedicata a questo videogame che questa mattina Nintendo ha reso disponibile sul Nintendo Shop. Fatemi sapere nei commenti se l'avete scaricata, provata e cosa ne pensate. Vi ricordo che questo titolo sarà ufficialmente disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 febbraio. Nella descrizione di questo video potete trovare dei link per preordinarlo. Iniziamo subito. Possiamo scegliere se giocare da soli o con un amico e possiamo selezionare anche il livello di difficoltà, relax, che sarebbe tipo facile, o classico, normale, direi di andare di classico. Godiamoci il filmato iniziale dove Donkey Kong, come avete potuto vedere tramite uno dei miei shorts, sta puntando ad acquistare un Mini Mario. Eccolo lì. Sono bellissimi, eh. Sono veramente bellissimi. Speriamo che facciano l'amiibo di questo personaggio. Eccolo che parte. No, graficamente è spettacolare. Io la versione per Game Boy Advance non l'avevo giocata. E infatti sono contento che abbiano deciso di portarlo su Nintendo Switch. Mario Toy Company. Che poi la versione originale non aveva neanche tutti questi filmati. Erano praticamente delle immagini fisse che raccontavano più o meno la storia. Allora, raccogliamo anche i pacchettini. Andiamo da questa parte, ci prendiamo quello rosso, poi dobbiamo scendere. Dall'altra parte c'è quello giallo. Facciamo così. Opla. Prendiamo la chiave. E si va. I livelli della demo vi dico già che sono molto molto semplici. Vi permettono però di farvi un'idea sul prodotto. Allora, questo lo prendiamo. Adios. Pacchettino blu. Poi distruggiamo anche questi qua. E raccogliamo il Mini Mario. Perfetto. Livello completato al 100%. I primi sono molto molto facili. Allora, possiamo scegliere il 3 o il 5. Andiamo con ordine. Clicchiamo sul livello 3. Guarda il nostro Donkey Kong come ci osserva. Aspettatevi sicuramente una serie sul canale a partire dal 16 febbraio. Questo ve lo porterò sicuramente. Allora, voglio il pacchettino dorato, quindi scendiamo da questa parte. Premiamo questo pulsante e passando sui bidoni della spazzatura andiamo dall'altra parte, prendiamo la chiave, ci buttiamo giù. Occhio. E ce l'abbiamo fatta. Con il tempo in alto a destra potete eventualmente provare a completare i vari livelli in modalità speedrun. Guardate che belle che sono le animazioni. Benissimo. Adios. Allora, ho bisogno di un secchio. Vediamo se riesco a metterlo lì. Ok, pacchettino recuperato. Preferisco passare da questa parte. Non dobbiamo toccare i tipi timidi robot, eh. Perché se li tocchiamo, dobbiamo ricominciare il livello da capo e perdiamo una vita. Olè! Mini Mario preso. Livello completato al 100% e passiamo al prossimo. Facciamo il 5. Donkey Kong, ti veniamo a prendere, stai tranquillo. Allora, c'è una piattaforma per saltare. Questo me lo porto dietro. No, posso anche metterlo lì perché mi serve per salire. Poi, i tipi timidi, in realtà, credo, ok, vedete, se li toccate, morite. Allora, saltiamo sopra la piattaforma. Adesso purtroppo in parte nascosta dalla mia webcam. Dovete salirgli sopra e prenderli in questo modo.
ve li potete praticamente portare dietro. Adesso andiamo a prendere il pacchetto rosso. Poi ripremiamo il tasto blu, Ecco fatto. Prendiamo la chiave. Dietro alla mia webcam, qui in fondo, c'è un pulsante rosso. Lo ripremiamo per sbloccare queste piattaforme e livello. Non dico completato, ma andiamo dall'altra parte, insomma. Allora, bidone che possiamo mettere lì. Ah, a parte che potevo utilizzarlo per colpire quel tipo timido. Vabbè, nessun problema. Saliamo su. Aspettiamo un attimino che si spostino. Poi guardate cosa c'è là in alto a sinistra. Una cosetta molto interessante, vedete? Con il martello praticamente potete distruggere tutto quello che si trova sul vostro cammino. Ha una durata naturalmente limitata, però come potete vedere si è ricreato immediatamente. Prendiamo il pacchettino blu. Così completiamo tutto quanto e andiamo a prendere anche il mini Mario. Eccolo! Livello completato al 100%. Abbiamo sbloccato questo livello speciale dove utilizzeremo anche i mini Mario. È un peccato che non possiamo affrontare Donkey Kong, però vabbè, lo affronteremo poi nel gioco completo. Ok, allora qui dobbiamo praticamente, con i mini Mario, raccogliere tutte le lettere, in questo caso della parola Todd, e dobbiamo portare anche alla base, o comunque far sì che tornino nel contenitore tutti i mini Mario. Quindi venite, miei prodi. No, è un'idea carina questa qua. Procedendo con calma, vedete, ce l'abbiamo fatta in pochissimo tempo. E anche questo livello l'abbiamo completato al 100%. Va bene ragazzi, abbiamo completato la demo di Mario vs Donkey Kong. Il 16 febbraio è dietro l'angolo e non vedo l'ora che esca per potervelo portare sul canale. A me ispira parecchio. Adesso i livelli che abbiamo provato oggi erano ancora abbastanza semplici, però non vedo l'ora di provare dei livelli più complessi, perché sono sicuro che tali livelli sapranno mettere in difficoltà anche i giocatori più esperti. Voi nei commenti, come vi dicevo all'inizio del video, fatemi sapere se lo comprerete, se non lo comprerete, se avete provato la demo, se non l'avete provata. Non vedo l'ora di leggere i vostri messaggi e noi ci rivediamo presto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima!